Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati su Mario Kart 8 per Wii U per un nuovissimo torneo. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo, oggi siamo qui per giocare insieme il torneo Grande Puffo. Come sempre vado a prepararmi e ci vediamo nella prima corsa di oggi. Perfetto ragazzi, eccoci qua, prima corsa di oggi. Grazie a tutti per esservi uniti nella mia stessa lobby ragazzi. Siamo nella giungla di Kay, partiamo subito su un tracciato che faccio fatica ad interpretare. Attenzione che partiamo subito senza power up. No, ho preso la scia. Oh mio Dio, no, e vabbè, sono fuori. Sono finito fuori. Purtroppo ho sbagliato, attenzione. Ehi, c'era Super Papi che voleva farmi cascare. Mamma mia, ho evitato la scatoletta magica. Io la chiamo scatoletta magica. Al momento non ricordo il nome preciso. Ok, ho sganciato due gusci verdi dietro. Attenzione a Luigi. Attenzione a Luigi, a Gugu, che aveva una banana. Non so se l'ha sganciata. Sì, l'ha sganciata, per fortuna. Scendiamo velocissimamente. Mamma mia, ho fatto bene ad attaccare la stellina, perché mi ha protetto dal fulmine. Dai che siamo terzi, incredibile. Adesso speriamo di non crollare in questo giro. Pallottolo Bill, lo utilizzo subito, vado a prendere Arbiter, che è qua davanti. Ok, l'ho pure spazzato via, un altro pallottolo Bill alle mie spalle sta arrivando. C'è Nico, c'è sto rospo che non ho capito dove voleva andare. C'è Nicola davanti. Mi mancano un po' di monetine però, mi mancano un po' di monetine. Amo questa velocità perché i veicoli, diciamo, si possono gestire abbastanza bene. Attenzione a Francesco, mi aveva pure toccato. Per poco non mi faceva cascar giù. Adesso lo vado a prendere. Francesco, ti ho nel mirino, eh. Ah, è finito l'effetto della stellina. Peccato. Piccola scia. Accidenti, non ho visto il... Non ho visto il... guscio spinato Mamma mia, stavo per atterrare... Ah, niente, peccato. Stavo per atterrare su una banana. Volevo prendere poi chi sta gestendo Todd. Ok, funghetti. Via. Monetina. Monetina. Stanno arrivando da dietro con la stellina. Devo sbrigarmi. Devo sbrigarmi. Ah, ma sono terzo. Non me ne ero accorto. Non me ne ero accorto che avevo recuperato fino alla terza posizione. Ah, mi hanno fregato. No, 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 no. È esplosa una banana. Mi hanno fregato la seconda posizione. Va bene, arrivo lo stesso sul podio. Sono molto contento. Arrivo lo stesso sul podio. Vediamo un attimo chi ha vinto. Super Nico primo, secondo Arbiter, poi quarto Nicola, Super Papi, Gugu, Anto, Francesco, Roy, Luca, Daniel. Questa è la classifica. Perfetto ragazzi, seconda corsa di oggi. Torniamo nel circuito Aeroporto del Sole. Partiamo dalla prima fila, terza posizione. Bella partenza. Anche se le due sorelle di Peach, Rosalinde, se non mi sbaglio, sono partite molto meglio. C'è Super Papi terzo. Attenzione al guscio rosso. Ok, non mi ha colpito, per fortuna. Mantengo la mia bella terza posizione. Un guscio per chi sta in testa. No, arriva anche a me. Arriva anche a me. Ok, no, per fortuna è sparito. Non so come mai ogni tanto spariscono così. Ogni tanto i gusci spariscono così. Meglio così, meglio così, piuttosto che mi prendano. Attenzione a Super Papi. Voglio vedere cosa vuol fare con quei gusci. Ho distrutto... No, mi sa che ho fatto un errore. Mi sa che ho fatto un errore perché gli ho distrutto il guscio spinato che stava per colpire il primo in classifica. Dai che lo prendo. No, mi sa di no. No, la banana! L'ho vista all'ultimo. Si stava mimetizzando molto bene in quel punto. Ok, da dietro mi hanno recuperato. Oh no, sono di nuovo tornato in mezzo al gruppo. Eccolo lì.
E tanti saluti e arrivederci al podio, signori. Tanti saluti e arrivederci al podio. Anche Super Papi era secondo, è finito dietro. Ma su Mario Kart è così. Su Mario Kart è così. Purtroppo non bisogna mai distrarsi. Anto ha tentato di fregarmi il power up. Vai di Pallottolo Bill. È uscito nel momento giusto, così evito. Ma perché mi ha... Cioè, è finito l'effetto del Pallottolo Bill in 4 secondi? Cioè, questa cosa non l'ho capita. Boh, vabbè. Pazienza. Ok, stellina. Meno male che è uscita. Sì, non ho capito solo il Pallottolo Bill come mai ha smesso di funzionare così presto. Ah, troppo largo. Troppo largo. Là davanti ha beccato in due il Pallottolo Bill. Mi sa che devo accontentarmi di questa posizione qua. Adesso mi sarebbe servito il Pallottolo Bill. Adesso. Ok. Scendiamo. Prendiamo ancora qualche monetina. Vai di funghetti. Ma sono già arrivati tutti quanti. Eccolo lì. Niente. Addirittura ho perso ancora un paio di posizioni. Decima posizione. Niente. Brutta gara. Vince Luca. Secondo Nico. E terzo Nicola. Poi tutti gli altri. Non sto a elencarvi tutti, ragazzi, perché siete tantissimi. Perfetto, ragazzi. Terza corsa di oggi. Dobbiamo assolutamente recuperare e cercare di fare una bella corsa, perché prima purtroppo siamo arrivati in decima posizione. Ok, bella partenza più o meno. Dobbiamo subito staccarci dal gruppo. Sembrano le gare di ciclismo, dove c'è sempre il primo che cerca di scappar via. Niente, aia, l'ho ricevuto io il guscio rosso. Volevo prendere qualcuno là davanti, invece niente. Sapete tutti quanti che passo sempre di qua. Ok, sono senza power up. Ok, ho seguito tutta la schiena della murena. Diciamo che senza power up diventa dura. Grazie per avermelo rubato. Okay, scendiamo rapidi. No, la banana la lascerei a qualcun altro. Dai, che sono a metà classifica. Sto cercando di recuperare. Magari riesco a beccare un power up. Per fortuna l'ho preso. Boh, lancia tutto là davanti, va. Non ne ho preso uno, La cosa... ho mancato pure i funghetti. Bene. Però ho recuperato tre posizioni. Incredibili. Incredibile. Sono secondo. Ok, vai di stellina. Che mi dà una spinta in più. Vai, 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 vai. Che arriviamo al prossimo power up. Preso. No, il guscio rosso. No, la piantina. Ok. Meno male che ha smesso di inseguirmi quel guscio rosso. Dai che iniziamo ora l'ultimo giro. Aia. Mi hanno schiacciato. Sì, vabbè, hanno beccato tutti quanti. Hanno beccato tutti quanti la stellina. No, potevo tenermelo un attimo lì. Vabbè, siamo quinti. Il primo là davanti è imprendibile. C'è sempre qualcosa che deve mandarmi in palla. Allora, mi ha preso un Pallottolo Bill, purtroppo. Oh, lo becco io il Pallottolo Bill adesso. Fantastico. Ho anche probabilmente evitato un fulmine. Dai, dai, che mancano 50 metri. Dai. Incredibili, signori. Incredibile vittoria. Incredibile vittoria. Non ci credo. Sono riuscito a superare addirittura il primo in classifica. Vediamo la classifica finale di questa gara. Poi la classifica generale la sto skippando, perché tanto poi guarderemo quella finale di tutto il torneo. Vinco io, secondo Arbiter e terzo Anto. Mamma mia, ragazzi, che gara. Che fantastica vittoria. Perfetto, ragazzi, quarta corsa di oggi. Siamo nella pista reale, partiamo dalla pole position dopo una fantastica vittoria nella Laguna dei Delfini. Mamma mia, non me lo sarei mai aspettato di arrivare davanti a tutti. Il Pallottolo Bill per una volta si è rivelato utilissimo.
C'è sempre Super Nico. Dai che prendo qualcuno con quel guscio verde. Non ho preso nessuno. Ma dai, erano tutti in gruppo. Ok. Ah, Arbiter voleva fregarmi. Aia! Voleva fregarmi la monetina, gliel'ho portata via io. Adesso mi sto difendendo. Queste fiammelle che arrivano di dietro. Ok. Qui di solito danno i funghetti. Addirittura la stellina. Va ancora meglio, ancora meglio. E magari evitiamo di tagliare troppo. Aia! C'è sempre un pallottolo Bill che deve colpirmi. No, il guscio rosso no, e dai! Cioè, sono stato preso con tutto quello che c'era. Dai, prendilo! Ma va, niente. Ok, niente, abbiamo perso delle posizioni importanti. Anche Arbiter è tornato dietro. Tento il sorpasso interno e vai di pallottolo Bill. Oggi escono i pallottoli Bill. Oggi escono. Ho spazzato via Roy. Vabbè, però anche se non interrompi l'effetto proprio in curva, magari. Ok, attenzione a Roy. Ok, meno male. Ha colpito qualcuno là davanti. Niente, sono sempre sesto. Non vado da nessuna parte. Ok. Guarda Roy. Guardalo Roy. Dai, fai una curva. Non ci credo. Ho preso Super Nico che era lì per caso. Sto cercando di pigliare Roy. Aia. Vabbè, mi prendo il funghetto. Ciao Roy. Ti passo davanti. E sono terzo. Tanto Arbiter è tornato là davanti. C'è Emanuel. C'è la CPU qua che sta rompendo le scatole. Dai! Ah, niente da fare. La CPU mi ha rotto le scatole come non mai. Niente, arrivo comunque quarto. Sono soddisfatto. Vediamo la classifica di questa gara. Guardate che roba, la CPU è arrivata terza, mi ha rotto le scatole tutto il match. Vince Luca e secondo Emanuel. Poi arrivo io quarto. Perfetto signori, eccoci qua nella Valle degli Yoshi, quinta corsa di oggi. Cerchiamo di fare una bella gara. Ok, bella partenza. Sono subito in scia i primi due. Attenzione, sorpassi all'interno. Io passerei di qua. Vedo che non sono l'unico che ha deciso di passare di qua. C'è anche Manuel che mi è subito davanti. Per fortuna non si è accorto che gli ero dietro. Ok, aia. Ok, per fortuna ha sganciato i gusci verdi. Mamma mia, ho distrutto il Donkey Kong. Non ho visto da chi è gestito. Ok, anche Arbiter. Stiamo lì distanti. Non so se sono più veloci di lui. No, non sono più veloci di lui. Sta cercando di colpirmi. E io me ne vado. No, la pianta. Ok. Non ho guadagnato tanto. Ammazza Super Papi come è stato bersagliato da Luca. Mamma mia. L'ha bombardato. L'ha bombardato. Vai di funghetti. Ok. Aia. Passato un pallottolo Bill. Per fortuna il fulmine e il pallottolo Bill si sono compensati a vicenda, nel senso che mi hanno colpito una volta sola. Ok. Piglio qualcuno. Ma va, nessuno mai. Anzi, sono stato preso io con un boomerang. Adesso ci si mette pure Waluigi, che so benissimo essere gestito dalla CPU. Cioè, scusate, non dalla CPU, mi viene sempre da dire CPU. Dalla IA. Ok. Ah, tanto non piglio nessuno. Waluigi, ti prego, ti levi dalle scatole. Ho capito che sembro Wario, però. Ok, ultimo giro. Gli altri davanti là sono tutti appiccicati. Ma che roba, che insistente, noioso. Ok. Vai. Niente, non ho recuperato un fico secco.
Ho detto passo di lì per recuperare qualcosina. Niente, ho lanciato tutto a casaccio, più che altro perché volevo ottenere la stellina. C'è Emanuel là davanti che ha qualche piccolo problema. Ok, funghetti. Seguo Super Nico. Dai, incredibile! Incredibile, signori! Terza posizione! Mamma mia, che gara! Mamma mia, che gara! Bella, bella, bella. Risultato insperato. Non me lo aspettavo di arrivare addirittura sul podio. Dopo che fino all'ultima curva ero in settima posizione. Vediamo la classifica finale. Vince Luca, secondo Super Papi, terzo io. Incredibile, incredibile. Poi Emanuel, Arbiter, Anto, Super Nico e Son. Va bene, ho fatto che citarvi tutti, tanto siete pochi. Perfetto ragazzi, siamo a metà torneo. Sesta corsa di oggi, autostrada di Todd. Speriamo di portare a casa un altro bel risultato. Io me ne vado subito qua. Wow, volevo prendere le monetine, ne ho prese solo due, che poi in realtà sarebbero tre. Provo ad andare a muro anche per evitare casini vari. Ok. Ok. Vai di stellina, così evitiamo di farci colpire dal camion. Passo sotto al camion, sotto alle auto. Ok. Ho spazzato via forse Simone. E addirittura ne ho colpito un altro. Ah, troppe auto. Mamma mia. E andiamo a muro. Ok, mi mancano solo due monetine. C'è Super Papi che per fortuna ha sganciato tutte le monete che ho portato via a Luca. Incredibile, gli ho rubato tutte le monete. Ok. Vai. Ottimo. Ok, ho sganciato tutti i gusci verdi. Qui è un casino, sta zona è un casino. Sono davanti, incredibile, sono davanti a tutti. Non me ne ero accorto. Ok, ho evitato qualunque guscio rosso mi stesse inseguendo. Ok, secondo giro completato. Mi porto via, come sempre, le monetine qua. Qualcuno mi sta lanciando delle banane incredibili. Non vedo un fico secco. Ok, non vedevo più niente. E non vedo più niente, Ma hanno migliorato l'inchiostro, secondo me. Già da un po' di tempo fa, però hanno migliorato l'inchiostro. Intanto Super Nico è passato davanti. Deve avere qualcosa per me, perché sono troppo vicini. C'è anche Filippo. Infatti aveva le banane. No, il guscio rosso no, ti prego, dai. Che caspita, dai, ero in testa, non ci credo. Aia, grazie per avermi spinto. Ok, almeno ti ho restituito il favore, anche se te poi mi hai colpito con sti caspita di gusci rossi. Niente, brutta gara. Peccato perché alla fine del secondo giro eravamo davanti a tutti. Rendetevi conto, sono arrivato decimo. Ma è così. E ha vinto Donkey Kong, gestito dalla intelligenza artificiale. Secondo Filippo, terzo Super Nico. Peccato perché veramente qua sono stato sfortunatissimo nell'ultimo giro. Va bene signori, settima corsa di oggi, pianura Ciambella. Qui voglio riscattarmi per la brutta gara di prima. Brutta. Se consideriamo solo due giri è andata da Dio, È andata benissimo. Eravamo davanti a tutti. Ok. Ho preso uno di voi. Attenzione! Mamma mia! Mi è andata benissimo perché c'era uno di voi con i gusci. L'ho toccato nel momento in cui i gusci non gli stavano ruotando addosso. Ok. Dai, dai, dai. Ok. Attenzione, sono in testa, signori. Sono in testa. Super Papi ha sempre sti caspita di gusci rossi a portata di mano. Ok, io me ne vado. No. Vabbè, tanto c'è Luca in mezzo. Emanuel ha sganciato una bomba. E non si intende una notizia. Ok, ho perso qualche posizione. Stavo per pigliarlo.
sgancelo indietro col guscio verde lì. Ho preso delle monetine. Davanti stanno andando veramente, veramente forte. Ok, beccato questo. Tagliamo tutto. Ok, buono. Vabbè, però Super Papi gli capitano sempre i gusci rossi. Guardate, ho guadagnato una posizione e lui non ha potuto utilizzare nessuno dei gusci rossi che aveva a disposizione. Lì ho evitato incredibilmente delle banane, sono uscito larghissimo. Attenzione signori, era l'ultimo giro, non me ne sono neanche accorto. Terza posizione, va benissimo. Gli ho portato via proprio la terza posizione alla fine. Bella corsa, mi sono rifatto per il brutto risultato di prima. Vediamo chi ha vinto, stanno ancora arrivando addirittura. Stanno ancora arrivando sul traguardo. E vediamo chi ha vinto. Ok, Luca primo, secondo Super Nico e terzo io. Non male, non male. Perfetto signori, ottava corsa di oggi. Allora, siamo nello stadio di Mario Kart. Ok, partiamo velocissimi. Qui davanti si prendono subito a sportellate. Mi volevano far andare sull'erba. Attenzione, ai. Ok, anch'io ho dato qualche sportellata, probabilmente a Luca. Ho preso la scia. Che casino qua davanti, che casino. Lì davanti continuano a toccarsi per guadagnare. Alla fine sono io davanti a tutti. Ah no, c'è Luca. Mi sto toccando continuamente con Luca. No, dai, ho sbagliato la derapata. Sono finito larghissimo. Buonanotte, in mezzo al casino così non se ne esce vivi. No, buonanotte. Guardate che roba, basta sbagliare una manovra. Ero secondo, sono undicesimo. In mezzo al casino così è una cosa assurda. Ok, l'ultimo me lo tengo qua. Ok, dai che sto tornando su. Anche Luca deve aver avuto qualche piccolissimo problema. C'ha sempre un guscio rosso in mano, perché non lo sgancia? Bravo, bravo che l'hai sganciato. No, per un pelo! Avrei perso mezz'ora. Adesso vorrei sapere chi è quello che ha tentato di colpirmi. Vabbè, buonanotte. No, ve l'ho detto, in mezzo al casino non se ne esce più. In mezzo al casino non se ne esce più. Fai un errore, qui finisci nel gruppo, puoi salutare la vittoria. Ok, a meno che non ti esca magari un bel pallottolo Bill. Perché ho quello con la stellina che mi sta seguendo? Guardalo Wario come recupera. Oh, tutte ste manovre non ho recuperato neanche una posizione, eh? Incredibile. È veramente incredibile come cosa. Ok, è successo di tutto. Va bene, sono ancora riuscito a recuperare fino all'ottava posizione. Ne ho strappate due all'ultima curva. Vince Super Nico, secondo Luca, terzo Super Papi. Diciamo che più o meno sono sempre gli stessi quelli che finiscono sul podio. Perfetto ragazzi, nona corsa di oggi. Siamo nella pista Vascello Nuvolante. Ok, buona partenza. Davanti c'è gente che si è piantata. Ok, monetina. Filippo è stato spazzato via da un guscio verde. Banana. Aia. Oggi il boomerang va di moda. Ah, che casino, che casino. C'è Son che sta facendo un casino con quella pianta carnivora. Ok, per fortuna gli è sparita. Passiamo di qua, di qua, di qua, di qua. Torniamo in quarta posizione. Forse ho evitato il guscio rosso, forse sì o forse no, boh. Mi hanno superato in due. Davanti qualcuno perde colpi. Ok. Faccio il giro lungo. Buonanotte. Ok,
per fortuna il guscio rosso ha colpito qualcun altro. Passiamo di qua. Oh, esco meglio di Arbiter. Ok, siamo in settima posizione. È durissima però, è durissima. Ok. Vai. Vai. Davanti non si patoccano? No, non si patocca nessuno. Mamma mia, che pelo. Non so come ho fatto a rimanere sul tracciato. Non chiedetemelo perché non lo so. Aia, ok, devo aver preso qualcuno però, o forse no. No, però ho visto qualcuno volar giù. Ok, recuperiamo monetine. Mi prendo un bel pallottolo Bill, che finalmente è tornato. Dai, che i primi tre sono lì davanti. Qui è una questione di beccare il booster giusto. No, per fortuna l'ho evitato. No, termino la gara senza power up. E quindi qui attaccare non posso attaccare. Sentite, non ho nulla da rischiare. Ho tagliato e... ok, terza posizione. Mamma mia, per un pelo sono arrivato terzo. Ho fatto bene a tagliare perché uno di voi ho visto che ha sbagliato. Bello. Altro podio. Vediamo chi vince. Vince Son, secondo Super Nico e terzo io. Come vedete la lobby è piena. A schermo potete leggere il vostro nome. Bel torneo ragazzi, siamo tutti anche molto vicini. Pensate che dalla quinta alla seconda posizione ci sono solo 6 punti di differenza. Perfetto ragazzi, decima corsa di oggi. Siamo nello stadio di Wario. Cerchiamo di fare una bella corsa. Questo è un tracciato che mi piace parecchio. Ok, power up preso. Banana qua dietro. Dai, gliela sgancio lì. Ho detto, gliela sgancio lì e qualcuno mi ha preso col boomerang. È divertente perché Super Papi ha sempre qualcosa attorno a sé. O i gusci verdi, o i gusci rossi, o le banane. Ha sempre qualcosa. Aia! C'è Son che ha avuto un problema. Ancora qualcosa. Tiratemi ancora qualcosa. Poi mi raccomando, domandatemi perché non arrivi mai sul podio. Se mi arriva addosso il mondo non si può pretendere. Oh, vai di pallottolo Bill. È uscito al momento giusto. Sto guscio rosso non molla, Ok, qui davanti si stanno patoccando. Torniamo in terza posizione. Aia! Ok, per fortuna c'era un booster. No, quella levitiamo. Questo lo prendo. E ho mancato tutti gli altri, però. No, dai, sono andato in palla. Ok. No, attenzione a Daniel, che ha la stellina. Mi conviene aspettare un attimo. Che casino, ragazzi. Che casino. Ok. Sì, vabbè, qua davanti ho tre persone con la stellina. Rendiamoci conto. Ok, ultimo giro. Oh, va bene questo. Il funghetto dorato va benissimo. Ok. Ah, mi hanno portato via. Che strisciata di banane. Che strisciata di banane. Ok, qui davanti stanno sbagliando e ne approfitto. Ne approfitto. Non so cosa stava per arrivare. Non lo voglio neanche sapere. Ok. No, ho tagliato. No, l'ho sprecato. Ho sprecato quel guscio rosso. Ho sprecato quel guscio rosso. Ok, meno male che ha puntato all'altro. Però comunque è arrivato prima di me. Nona posizione, peccato, ero quarto forse, ero quarto. Ho sbagliato l'ultimo giro lì. Quel pallotto Bill mi ha preso e tanti saluti. Vince Emanuel, secondo Luca e terzo Gigi. Perfetto ragazzi, penultima corsa di oggi. Siamo tornati nella pianura Ciambella. Prima abbiamo ottenuto un fantastico podio. Vediamo cosa riesco a combinare ora. Ok.
buona partenza, andiamo subito in derapata, troppo presto però, sono completamente scoperto. Non riesco a pigliare neanche una monetina, rendiamoci conto. Dai, datemi un power up però. Ok, sto cercando di fare la mia gara, però senza power up diventa dura. Sono sesto. Incredibilmente sono sesto. Ok, uno, finalmente un power up. Stavo per mancare pure quello. Oh, ma che bel power up. Ok, ho preso Luca, dai che sono terzo. Però è ancora presto per risultare. Oh, ho preso Super Nico, che però non ha rallentato. Insieme abbiamo evitato la bomba. Dai che usa sempre lui, usa sempre Rosalinda. Oramai è un suo personaggio quello. Bomba. Sì, l'ho lanciata in un angolo. Potevo sganciarla qua in mezzo. Ho evitato un'incredibile banana. Questa la sgancio qua. Che pigli qualcuno. Ah, sta arrivando un pallottolo build da dietro. Piuttosto che passi, piuttosto lascio passare GG6 e mi prendo la quarta posizione, piuttosto che perderne più di una di posizione. Va bene, bella corsa. Il primo era veramente imprendibile. Il primo era veramente imprendibile. Solo Super Nico forse gli è rimasto appiccicato. Io sono soddisfatto della mia bella quarta posizione. Stanno ancora arrivando sul traguardo. E ok, vince Emanuel, secondo Super Nico, terzo GG6 e poi arrivo io in quarta posizione. Perfetto ragazzi, ultima corsa di oggi. È incredibile come tutti abbiano votato la spiaggia di Smack e solo uno di voi abbia scelto questa pista ed è uscita questa pista, è incredibile. Va bene, allora concentriamoci qua. Siamo rimasti se non sbaglio in 6 o 7. Perché probabilmente qualcuno di voi ha già terminato le gare. Ok, vediamo cosa esce. No, buonanotte. Non ho capito cosa mi ha lanciato Daniel. Però mi ha praticamente fatto sparire tutte le banane a disposizione. Adesso sono in sesta posizione. Ok, ok. Guscio rosso. Aia! Niente, la pianta mi ha fatto sparire tutti i gusci rossi che avevo, peccato. Sono addirittura settimo, mi è passato davanti anche un personaggio dell'IA. Ok, allora, cerchiamo di recuperare. No, buonanotte, qualcuno ha sparato quelle fiammelle lì. No, ma se non mi esce un pallottolo bill non recupero più. Non c'è storia, non c'è storia. Ok, sono andato a prendermi un power up. Vai di stellina. Non so quanto possa servire. Ok, ho ancora poi un power up a disposizione. Che è questo. Vai, 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 non ce la faccio però. Non ce la faccio, forse sì. Vediamo. Sì, ce l'ho fatta, almeno una posizione sono riuscito a recuperarla. Va bene, dai, ultima gara, pazienza, l'ho presa abbastanza easy. Vince Super Nico, secondo Luca e terzo GG6. Poi Son, visto che siamo pochi faccio che citarvi, Super Papi e Daniel. Perfetto ragazzi, abbiamo completato il numero di corse o gare previste. Perfetto ragazzi, vince il torneo, grande puffo, vediamo subito. Marco con 168 punti, secondo Super Nico con 132,
Terzo Luca con 126 punti. Questo è il podio. Quarto Gugu con 121. Quinto Emanuel con 118. Sesto Gigi6 con 117. Settimo Dario con 115 punti. Ottavo Filippo con 110. Nono Arbiter con 101 punti. Decima Michela con 98. Io arrivo undicesimo con 95 punti. Dodicesimo Nicola con 93. Tredicesimo Davi con 65. Quattordicesimo Son con 56 punti. Quindicesimo dovrebbe essere TNO con 15 punti, sedicesimo Daniel con 13 e diciassettesima Roar Tiffy con 4 punti. Naturalmente ringrazio tutti quanti per aver partecipato. Ragazzi, mi raccomando, allenatevi perché settimana prossima ce ne sarà un altro. E come sempre, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. E ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Mario Kart 8. Alla prossima, ragazzi!